redatto fino ad oggi nelle ristrettezze dell'organico. Una seduta di consiglio comunale a Pagani, quanto mai importante per la vita e il disegno futuro della città. Infatti, dopo le comunicazioni del sindaco, dopo la surroga con l'ingresso in aula consiliare di Alfredo Amendola, che ha sostituito Valentina Capossela, e dopo anche una polemica tra consiglieri di minoranza e qualche consigliere di maggioranza, ecco il punto di discussione che ha riguardato il piano urbanistico comunale. Gli interventi di Anna Rosa Sessa, di Bernardo Califano e di Pasquale Sorrentino sono di un sano e una volta tanto anche corretto confronto politico e confronto di idee. Ma perché non l'avete fatto? Perché? Sono tutte domande che mi pongo e non venitemi a dire che non ci sono i soldi, che avete pensato ad altro, perché nella delibera avete stanziato 200.000 euro per l'ufficio di piano, per prendere consulenti nelle materie per le quali non avevamo il personale interno al comune di Pagani e per poter fare il PUC. No, in realtà io ho semplicemente dichiarato, che poi semplicemente dir poco, che questa delibera, che è una proposta votata sì dalla Giunta, predisposta dagli uffici, ma secondo il mio modesto parere, non sono un tecnico, è una delibera che manca di un vero e proprio indirizzo politico rispetto a quello che è il destino urbanistico ed economico della città nei prossimi 20 anni. E mi spiego meglio. Diciamo che con questa proposta di delibera si è venuti a conoscenza, attraverso le tavole, attraverso i tabulati, attraverso le anagrafiche fatte fino ad oggi, della conoscenza perfetta del territorio. Ora bisogna decidere come intervenire nel centro storico attraverso il risanamento, come intervenire nei contenitori. Risanamento, non abbattimento di contenitori. No, risanamento. Come, infatti abbiamo parlato anche dei vani provvisori in caso che si debba, tra virgolette, spostare 20-30 famiglie mentre si risana l'ambiente. Di dichiarare inabitabili i bassi, i cosiddetti bassi, perché è un discorso di qualità della vita che bisogna migliorare. Discutere politicamente quale deve essere il mix giusto che possa rendere conveniente l'imprenditore realizzare all'interno di un contenitore vuoto, ma non tralasciando, come è stato detto anche dall'architetto all'interno della relazione in Consiglio Comunale, quello che deve essere obbligatoriamente il recupero degli standard pubblici che il Comune di Pagani, in cui il Comune di Pagani sono carenti, perché negli anni, anche attraverso il piano casa, c'è stata una fervente attività edilizia che ha sicuramente ridotto al minimo gli standard. Siamo carenti e dobbiamo intervenire. In un mese non si riuscirà, al momento siamo davvero proprio nella fase embrionale e quindi non si riuscirà. Bisognerà capire se accadranno nuovi eventi. Nel frattempo però c'è da dire che sono passati 4 anni e mezzo e questa amministrazione, che non ha un'idea di città, non è stata capace di realizzare questo strumento così importante per il territorio. Le minoranze fanno bene il loro lavoro, questo è un dato di fatto. Allora, sulla Ciria c'è un progetto, attualmente si sta iniziando a realizzare il sottopasso di Via Fusco. Questo sottopasso di Via Fusco interverrà demolendo uno dei capannoni della Ciria, quello che collega Via Verdi e Via Caucciello. Via Verdi, il passaggio a livello sarà proprio necessario il sottopasso. Il sottopasso è previsto ed è stato approvato già da forse diversi anni da questa amministrazione. I sottopassi intervengono un po' su tutto l'agro, perché la Ferrovie dello Stato ha intenzione di togliere quanto più possibile passaggi di livello per poter velocizzare quello che è poi la metropolitana reale del Salernitano. Ci sarà la chiusura del Via Verdi e ci sarà la realizzazione di questo sottopasso a Via Fusco. Ovviamente, che cosa succede? Poiché un capannone sarà demolito dell'Acirio, noi abbiamo chiesto che venga creata una nuova strada che possa collegare proprio da Via Fusco attraverso l'ex passaggio di Via Verdi. Anche grazie al piano base, insomma, è una quota non risibile, infatti, perché con le agevolazioni che ci sono state. Sinceramente mi sono seduto, noto che è proprio un'esperienza proprio diversa rispetto, io sono per 38 anni, sono stato dipendente del comune, sempre a servizio del cittadino, però adesso mi sto rendendo conto anche degli argomenti che più o meno ci stanno per andare a votare, il PUC per esempio, sono cose abbastanza delicate, che è proprio un ruolo diverso certamente.
perché il consigliere comunale poi deve andare a decidere della vita della città e qui. Però deve documentarsi. E deve documentarsi. E vabbè, in effetti io come dipendente del comune comunque alcune cose le so, perché poi comunque se ne parla. Certo. In ufficio. Quindi. È emozionatissimo, sì, e così come ha detto anche Bernardo Carifà, mi fa piacere delle esperienze perché è un coronamento di un sogno, anche perché se uno si mette certo. E voglio ringraziare comunque anche tutti i miei elettori che mi hanno dato allora nel 2014, mi hanno messo in condizione di diventare consigliere comunale.